Radio S. Speciale mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Siamo nello spazio nastro azzurro con Valeria Marini, che ha una parte nel nuovo film di Sofia Coppola che viene presentato qua a Venezia. Raccontaci di questa esperienza un po' particolare, no? Bellissima, un'esperienza fantastica con la grande Sofia Coppola, che è veramente, oltre che una regista di grande talento, una persona eccezionale. E mi ha chiamato, mi ha scelto per fare la parte della star italiana in un momento del film. Tu sai come è avvenuta la scelta? No, la scelta non lo so, so che mi ha lusingato, che mi ha chiamato, ho accettato di farlo, è stata una bellissima esperienza. Praticamente nella storia del film il protagonista arriva in Italia, prende un premio ai Telegatti e c'è un momento dello spettacolo italiano, bello. Com'è stato lavorare sul set di una regista come appunto Sofia Coppola, che noi conosciamo per film importanti come Lost in Translation? Maria, è piacevole, dunque c'era grande serenità, grande professionalità, grande tranquillità e ci siamo anche divertiti. Come hai trovato un set americano sul quale tu eri già stata? Bellissimo, con un clima, lei è un amore, proprio di una dolcezza infinita, con la bambina lì, c'erano 250 persone che ruotavano intorno, tutti in silenzio, è proprio piacevole, bello, ma senza tensioni, con grande serenità e grande, è stato molto bello, bellissima esperienza. Hai un aneddoto magari particolare che ci vuoi raccontare? A parte il fatto che insomma, io mi sono seduta e siamo messi a parlare e ho scoperto che siamo nate lo stesso giorno, 14 maggio, ma a parte questo è stata molto carina con me, mi ha invitato alla cena di produzione, abbiamo festeggiato, sai, poi erano gli ultimi 2 giorni di set, quindi no, è stata una bellissima esperienza, molto piacevole.